Ne abbiamo parlato l'altro giorno, ma a quanto pare la trattativa sarebbe addirittura d'arrivo. Ragazzi, sto parlando di Verdi, sto parlando della possibilità Napoli e adesso abbiamo anche le cifre con cui il giocatore dovrebbe passare appunto dal Bologna al Napoli. Si parla di 20 milioni di euro, ma ne voglio parlare con calma dopo la sigla perché c'è anche un altro esterno che già il Napoli stesso ha bloccato nel caso in cui Verdi non arrivasse. A tra poco! Che calciomercato, ragazzi, mamma mia, bella a Roma la coppa. Ciao, siamo tornati con un nuovo video perché appunto spulciando su OneFootball come al solito, io ormai la mattina appena mi alzo, faccio un macello, la mia applicazione preferita e di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi che vi invito ad andare a scaricare tramite il link in descrizione, ma dicevo ragazzi, ho letto questa notizia e sono rimasto particolarmente così. Perché? Perché Verdi, ragazzi, sicuramente è un talento e sicuramente il Napoli per questa cifra, ossia 20 milioni di euro, si assicurerebbe un fenomeno indiscusso. Ma andiamo per gradi. Calciomercato Napoli, ci siamo per Verdi. Al Bologna 20 milioni. L'affare addirittura d'arrivo. Al Bologna andranno 17 milioni più 3 di bonus, sicuramente facilmente raggiungibili, perché avevo letto che il Bologna sotto i 20 milioni non sarebbe mai sceso. Ma adesso dobbiamo fare un discorso. Sicuramente Verdi per il Napoli è la prima scelta, o meglio, secondo Sarri, è un giocatore che non bisogna lasciarsi scappare. Prima sono andato su Transfermarkt per vedere il valore di mercato. Si parla di 14 milioni di euro di valore, ma ovviamente, ragazzi, sono valutazioni fatte così. È un giocatore che potrebbe potenzialmente valere 50 milioni senza ombra di dubbio, soprattutto visti i prezzi attualmente sul mercato. E quindi, insomma, il Napoli farebbe un'operazione in tal senso. È anche vero che tu, come titolari, hai un certo Insigne sulla sinistra, un certo Caglione sulla destra. Verdi, ragazzi, non è una prima punta, è una seconda punta che può spaziare sull'esterno e quindi può agire praticamente come ala offensiva. La vera domanda è dove troverebbe posto Verdi in un Napoli del genere. Ragazzi, abbiamo visto che comunque Insigne e Caglione ci hanno bisogno di rifiato e non a caso Verdi sarebbe in grado di ricoprire entrambe le fasce. Ovviamente, come corsia preferenziale, preferisce la destra. Fa anche la sinistra, ma non ci ricordiamo che può agire anche da trequartista. Nel frattempo, il Napoli, qualora non riuscisse ad accaparrarsi un giocatore di questo tipo, si è già assicurato il sì di un certo Deulofeu. Ragazzi, anche Deulofeu sicuramente è un giocatore importantissimo. Ricordiamo che Verdi è classe 1992 e che Deulofeu è classe 1994, quindi 2 anni in più. Ma spulciando su Transfermarkt, ragazzi, il valore di mercato è pressoché identico. Si riporta 14 milioni di euro. E adesso io mi chiedo e vi domando: secondo voi al Napoli potrebbe far più comodo un Deulofeu o un Verdi? Ve dico quello che penso io. Deulofeu, per quello che ha fatto vedere al Milan, sicuramente e indubbiamente è un ottimo giocatore, ma lasciatemi dire, ragazzi, che Verdi potrebbe potenzialmente essere più forte di Deulofeu. Per Sarri, lo ripeto anche questo, Verdi è la prima scelta. Per quello che penso io, appunto, Verdi sicuramente potrebbe essere il giocatore che nel futuro, nel Napoli del futuro, potrebbe addirittura soffiare il posto a Caglione, perché ragazzi, sì, Caglione è un ottimo giocatore, ma non segna tantissimo. Per quello che vedo io, secondo me Verdi potrebbe essere un esterno da almeno 13, 14, 15 gol a stagione. Caglione, ragazzi, i gol li segna, fa tanti assist, ma tra alti e bassi, soprattutto in questo periodo della stagione. Detto questo, ragazzi, io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Qualora realmente il Napoli dovesse arrivare a Verdi, secondo voi sarà il primo panchinaro e non sarà titolare? Perché insomma, l'investimento sarebbe importante. E sinceramente, lasciare un giocatore del genere scalpitante in panchina sarebbe abbastanza strano. È ovvio che poi le gerarchie, ragazzi, si potrebbero rivoluzionare facilmente. Bastano 2 prestazioni azzeccate dei Verdi e 2 un po' meno di Caglione. Ed ecco fatto. Non è caso a buttare Caglione, per carità, però ve dico quello che penso. Quindi voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questa trattativa. Se alla fine il Napoli prenderà Verdi e quindi accontenterà Sarri anche in vista di un rinnovo del contratto
proprio dell'allenatore oppure se si ripiegherà su un certo Deulofeu. Che ripiego, ragazzi, un altro bel giocatore, questo poco ma sicuro. Fatemi sapere la vostra, ragazzi miei, lasciate un bel like su questo video se vi è piaciuto e se volete far continuare la serie del calciomercato, non solo italiano ma anche estero. Link in descrizione, scaricate OneFootball, la mia applicazione preferita e di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima con un nuovo ed emozionante, aggiungerei, video di calciomercato. E Gabbone vi saluta. Ma Aroma, che cazzo compri? Bella!